È palese che Melito sia nelle mani della malavita, però se non si lotta, non ci si mette la faccia, non si va avanti. Scendere in piazza vuol dire denunciare. Ritengo che ci sia una presa di coscienza da parte della città di Melito. La scuola, la famiglia, i cittadini, le forze dell'ordine, lo Stato in generale. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, altrimenti non se ne fa nulla. Oggi facciamo questo corteo perché a Melito ci sia più sicurezza. Oggi ci troviamo qua proprio per dare un segnale, quello di andare avanti comunque, nonostante gli ultimi avvenimenti incresciosi che sono successi. La gravità maggiore è che si siano consumati proprio in un cortile di una scuola. Sì, paradossalmente ciò che è successo, diciamo, non è strettamente collegato adesso al contesto anche criminale contro il quale voi siete scesi in piazza sostanzialmente. Invoca l'aiuto dello Stato, ma molto lavoro deve essere fatto anche dai cittadini, un lavoro di denuncia al netto della paura ovviamente. Ma certo, la scuola cerca nella famiglia un valido alleato, ma le famiglie sono i cittadini e quindi bisogna che l'azione parta proprio da lì. La scuola, la famiglia, i cittadini, le forze dell'ordine, lo Stato in generale. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, altrimenti non se ne fa nulla. Abitando a Melito, molte volte essendoci dentro non ti rendi nemmeno conto effettivamente di quello che accade. Manca la polizia, manca la sicurezza. A Melito si contano probabilmente 6 vigili, probabilmente sono pochi per quante strade ci sono. La sera dopo le 10 non c'è la polizia, quindi se succede qualcosa bisogna chiamare la polizia dei comuni limitrofi. Non è possibile questa cosa. È palese che Melito sia nelle mani della malavita organizzata. Se non si lotta e non si modifica questa cosa non si va avanti e deve partire dai giovani. Scendere in piazza vuol dire denunciare, lo si può fare in maniera diretta o indiretta, l'importante è non far finta che le cose non accadano, questo è fondamentale. Ritengo che ci sia una presa di coscienza da parte della città di Melito, che per l'oltre l'80% è composta da persone per bene, quindi abbiamo una bella delegazione ed è motivo di vanto e di orgoglio per me quanto sta accadendo quest'oggi e mi sprona e mi invita a fare ancora di più rispetto a quello che già sto facendo in questo primo anno di amministrazione. Bisogna che tutti si impegnino a denunciare e a metterci la faccia, senza nascondersi. Se non ci si mette la faccia non si va avanti. È importante denunciare quello che si vede. Purtroppo avere paura è ovvio, è normale che le persone temino che metterci la faccia sia sinonimo di essere finiti, perché purtroppo è una delle verità. Però se non si lotta, non ci si sacrifica per gli altri, non si va avanti e la vita a Melito come a Napoli non verrà mai modificata, così come in tutta Italia.